Stamattina mi sono affacciato alla finestra, sembrava essere a Venezia. Mancava la gondola. Niente, sto cercando di mandare l'acqua nel fosso perché qui si sta mettendo male. Se piove siamo di nuovo sott'acqua. Pioggia incessante ed allagamenti a macchia di leopardo registrati in gran parte dell'Aretino. La pioggia battente, che non ha smesso di venire giù durante la notte, ha creato numerosi problemi in città e nell'intera provincia, allagamenti che vanno a sommarsi a quelli che si erano già verificati nella giornata di sabato. La foto del sottopassaggio di via Vittorio Veneto in pieno centro città d'Arezzo è stata la prima di una lunga serie di immagini pubblicate sui social da cittadini dell'intera provincia. Come si vede dalla foto, l'acqua arrivava all'altezza del marciapiede. Problemi anche in Val di Chiana, ci sono stati degli allagamenti nel paese di Albergo e delle frane invece nella collina di Oliveto. I due torrenti che in questo momento sono maggiormente attenzionati sono l'Esse nel comune di Monte San Savino, dove l'amministrazione ha chiuso poi riaperto una strada comunale, il torrente Ambra. Anche in Valdarno la strada comunale che porta a Badia Ruoti è stata chiusa. A Ponte Buriano invece la situazione dell'Arno è questa che vediamo nelle immagini. Tornando in città, nella zona di Cadicio, l'acqua è arrivata fin dentro le abitazioni. È preciso, prima di arrivare al muro, è arrivata qui l'acqua. E qui venite qua. Questa è la situazione. Qui c'è poco da dire, purtroppo si spende soldi per rimettere a posto i piazzali tutto e ce lo rovina in un'ora, è così purtroppo, è la quinta volta che succede questa cosa. Ci dovrebbe essere una specie di fiume che incamera l'acqua e la porta tutta via, la fa defluire, non esiste più. Ma le tasse sui fossi si continuano a pagare, il problema è quello, ma i fossi non ci sono più, io non ho capito che si paga. E questo è il risultato. Tutto da rifare. Bella pega. Tutto pavimento fluttuante va. È tutto da buttare via, rifare tutto quanto da capo. Fossi sono pieni, sono sporchi, non sono mai stati puliti. A chi si deve fare i complimenti non si sa. 13 anni fa è successa la stessa cosa. Cantine allegate, buttate via tutto quello che c'era e poi niente, hanno fatto un intervento per togliere l'acqua e da quel momento non è successo più nulla. Si arriva sempre a queste situazioni dove si chiude la stalla quando i buoi sono scappati e qui mi sembra che anche quando sono scappati non si fa nulla. Disagi ed allagamenti anche nella zona della Val d'Ambra, dove una giovane si sarebbe salvata salendo sul tetto di un'automobile poi inghiottita dall'acqua. Altri disagi segnalati anche in via di Nescheto, alcune famiglie sono infatti rimaste isolate a causa del crollo di un ponte.